lo fa un calciatore di un'altra squadra, viene ribattezzato il bello di notte perché segnava solo e soltanto quando giocava di sera. Qui il bello di notte è tutto il Napoli, perché ormai il Napoli ci sta abituando ad una stagione straordinaria, e quando gioca di sera sciorina del calcio che per giorni e giorni ci resta negli occhi. Buonasera e ben ritrovato per il nostro post gara a Carlo Iacono. Ciao Lucio, ben ritrovati gli amici a casa. Diciamo che il Napoli non è solo bello di notte, ma è bello sempre, perché è bello da quando è cominciato questo campionato. Per un paio di occasioni ci volevamo quasi ricredere, no? Che questa squadra fosse possibile di quello che sta facendo in campo, e invece è arrivata l'ennesima vittoria, una vittoria importantissima questa a Milano, una vittoria che io paragono a quella sul Liverpool, perché se quella ha dimostrato le potenzialità europee di questa squadra, questa ne ha messo invece in risalto la maturità. È stata una partita da grandissima squadra quella del Napoli stasera col Milan, perché è una partita che il Napoli ha sofferto, ha deciso di giocare a viso aperto ed è riuscita a vincere con alternative al gioco classico, perché il Napoli ha avuto la zona centrale bloccata dal Milan. Noi Lobotka, Anguissa non l'abbiamo quasi mai visti, e invece abbiamo visto tanta corsia laterale, e dalla corsia laterale poi è arrivato sia il rigore sia il gol di Simeone. E soprattutto vediamo una classifica che va aggiornata con il Napoli capolista, seppur in coabitazione con l'Atalanta, a quota 17 punti, segue l'Udinese a 16, la Lazio e il Milan a 14, Roma 13, 12 l'Inter e molto più giù a 10 punti la Juventus. Siamo a più 7 dai bianconeri in questo momento, ma questo è un altro discorso. Ormai abbiamo sdoganato questa sorta di provincialismo che ci legava a doppio filo ai bianconeri, nel senso che sembrava che la nostra stagione fosse soltanto, l'obiettivo della stagione fosse quello di arrivare prima, guardare sempre agli altri, esattamente, della Juventus. Adesso dobbiamo guardare a noi. Tra poco andiamo al telefono da Michele Chianese, perché abbiamo un problema con il collegamento in video. Vediamo se riusciamo proprio in extremis a farlo oppure no. Intanto ovviamente vi diamo come sempre la possibilità di parlare in diretta con noi, ma soprattutto per esternare la vostra gioia, perché poi andare in pausa per 2 settimane non si giocherà, e da primi della classe con questa vittoria che fa il paio con quella di 3 giorni fa contro i Glasgow, mamma mia. Diciamo che è quasi peccato andare alla sosta adesso, per quella che era la condizione fisica, tecnica e mentale della squadra. Sarebbe stato meglio continuare. Assolutamente. Ci sono anche dei protagonisti assoluti di questa vittoria. A me piace citarne due, Carlo, personalmente. Uno è Meret. Secondo me ha fatto una partita forse la migliore da quando è a Napoli. È un ragazzo completamente rigenerato, recuperato alla causa, e che ti infonde sicurezza, a dispetto di quello che succedeva fino a qualche settimana fa. E poi c'è Simeone, perché Simeone secondo me stasera fa un gran gol. Lui si butta in area di rigore su quel cross bellissimo di Mario Rui e fa uno stacco di testa e indirizza il pallone lì dove Maignan, che è un grandissimo portiere, forse il portiere più bravo che abbiamo in Italia in questo momento, neanche tenta di parare. Sì, d'accordo su entrambi i nomi, perché Meret ha tenuto il Napoli in partita quando il Milan era nel momento di massima pressione. Ha fatto almeno 3 interventi degni di nota. Insieme alla Traversa, anche la Traversa ha aiutato il Napoli questa sera. E poi dici bene Simeone, quello è un gol da grandissimo centravanti, perché va in anticipo sul primo palo, sorprende anche il difensore perché gli scappa dalla pressione e poi va a girare il colpo. Quello è difficile, è un colpo difficile di Simeone, che secondo me si sta guadagnando, no, qualcosina nelle gerarchie, perché anche stasera Raspadori ha fatto di nuovo il falso 9, la punta, sostituto di Osimhen, ma sembra non poter dare tanto in quella posizione. No, quindi assolutamente. Simeone si sta ritagliando uno spazio importante. Io faccio anche altri due nomi. Il primo è Zielinski, perché ha fatto una partita in ombra, ha corso davvero tanto per i due compagni che erano in difficoltà. E poi è stato anche bravo a sfruttare quegli spazi che si aprivano alle spalle dei terzini. Molte volte si è inserito, molte volte ha cercato di cambiare il gioco. Quindi un giocatore che anche in difficoltà riesce a dare il suo. E Politano.
Politano che ormai è titolare indiscusso, penso, di quella fascia. È pazzesco. A Di Maro era già pronto con la valigia, aveva litigato apertamente attraverso il suo procuratore con Luciano Spalletti, poi i due si sono chiariti e oggi Politano è elemento imprescindibile per questo Napoli. Ha completamente scalzato Lozano, sì, nelle gerarchie. Poi è chiaro che non abbiamo citato il migliore in assoluto. Non era in campo, non era in panchina, era in tribuna e questa partita l'ha vinta lui, il nostro mister Luciano Spalletti. Sì, se la sono giocata come se fosse a carte, no? Pioli e Spalletti, è stata una partita molto tattica con le due squadre che si rispettavano tanto e provavano a giocare sui punti deboli dell'avversario. Pioli se l'è rovinata subito all'inizio ripresa quando ha fatto il doppio cambio, aveva paura che Kjær e Calabria non potessero resistere, potessero essere espulsi. Quella paura gli è costata cara, perché Calabria stava facendo una partita spettacolare su Kvaratskhelia, forse il giocatore che ha bloccato Kvaratskhelia è il primo in assoluto in questa stagione. Entra Dest, che va in sofferenza, e Kvaratskhelia prende rigore. Spalletti invece, una scelta azzeccatissima, quella di Simeone. Simeone decide la partita. Mario Rui, come dicevi tu, no? Durante il live, che ha giocato al posto di Rivera, e Mario Rui ha fatto il cross che poi ha portato al gol di Simeone. Quindi Spalletti sta davvero plasmando una macchina quasi perfetta. Adesso non dobbiamo entusiasmarci troppo, però... Però si fa fatica, eh? Si fa fatica a non entusiasmarsi, anche perché se giustamente avevamo in qualche modo ridimensionato le grandi vittorie contro Verona, Monza, eccetera, eccetera, è giusto adesso dire che non può essere un caso il Liverpool, non può essere un caso Glasgow, non può essere un caso la vittoria in trasferta a Roma. Tre indizi fanno una prova. Hai vinto a Roma con la Lazio, hai vinto a Milano con il Milan, sei andato lì in Scozia, hai asfaltato gli scozzesi, vinci qua contro i vicecampioni d'Europa. Ragazzi, è un grande Napoli, la squadra che gioca il miglior calcio in Italia in questo momento, è la squadra di Spalletti. Poi calcio e intelligenza, mentre gli altri anni c'era magari solo calcio, un Napoli che sapeva essere bello però magari poi la perdeva. Adesso c'è intelligenza, una squadra che riesce a capire i momenti della partita, che sa soffrire, che si chiude, poi parte quando vede gli avversari in difficoltà. Questo fa ben sperare davvero per la stagione. Allora andiamo da Michele Chianese a Milano, lo abbiamo attraverso un collegamento telefonico. Michele! Sì, mi sentite? Sì, sono solo che mi senti. Perfettamente, vai Michele, okay. Vai. Mi dispiace non farvi vedere quelle sono le immagini, perché poi sto insieme ai tifosi del Napoli con quelli del Milan, e il Milan in qualche modo meditato, tra virgolette, l'insuccesso, la sconfitta attraverso la voce di alcuni tifosi che si sono fermati con noi, però vi ha raggiunto qui all'esterno dello stadio San Siro Ernesto Di Girolamo, che era all'interno, ha visto la partita. La prima cosa che gli ho chiesto, li abbiamo distrutti, mi ha detto sì, non le abbiamo fatti capire nulla. Adesso è qui con me, eccolo qui. Sì, ragazzi, buonasera a tutti quanti voi. Ti posso dire che è stupendo viverla da casa, è davvero bellissima viverla, soprattutto circondata milanisti, tantissima gente di qua, tutti 75.000 persone, 72.000 e qualcosa. Non riusciamo a sentire bene Ernesto, Michele, non lo riusciamo a sentire bene. Non so se ci senti. Ci senti, Lucio? A te riesco a sentirti bene. Lucio, adesso mi senti? Adesso sì, vai Ernesto, vai. Okay, ti sento bene anche io. Allora, dicevo che praticamente è bello soprattutto viverla tra i tifosi del Milan, anche se mi spalti tantissima gente, circondata da giornalisti che si sono praticamente incupiti dopo il 2-1. È stato bello soprattutto vedere Lucio, i 5.000 che non si sono fermati un minuto praticamente nel loro settore, di fare a squarciagola per 90 e più minuti e poi prendersi anche gli applausi dei giocatori azzurri che si sono presentati sotto gli spalti, sono dedicati e per me sono stati buoni 5 minuti a cantare e ballare, soprattutto prendendosi anche tantissimi fischi della curva nord dello stadio San Siro. È stato bello soprattutto perché poi ad un certo punto anche i calciatori si inizierà a ballare con i tifosi, ma soprattutto perché veramente, credetemi, ad un certo punto vi racconto giusto un aneddoto. Nella tribuna sotto di noi, dove eravamo noi, ci sono questi perfetto schiaffi, perché poi in realtà i tifosi azzurri ce n'erano veramente tantissimi sugli spalti, qualcuno forse avrà dato anche
qualche parolina di troppo, comunque avrei detto qualcosina in più e mi si è preso anche qualche schiaffo, scendendosi poi però a sua volta gli applausi dei tifosi azzurri, che in quel momento hanno capito che un tifoso napoletano era lì per difendere i colori azzurri. Ernesto, un po' ti invidio perché sei stato lì nel ventre di San Siro a godere della vittoria del Napoli, che ormai non fa neanche più notizia in quel di San Siro, visto che negli ultimi tre anni consecutivi tre su tre gli ultimi tre anni. Grazie Ernesto, grazie Michele, grazie per il vostro preziosissimo lavoro, buon rientro a casa e andate a cena e godetevi questa magnifica serata napoletana in quel di Milano. Grazie. Grazie ragazzi, ci becchiamo tra due settimane. Tra due settimane. Oltre a Torino, il 1° ottobre, il giorno prima del mio compleanno, ti raccomando Lucio. Allora lo festeggiamo con 24 ore di anticipo. Va bene, ciao ragazzi. Ciao Michele, ciao. Allora continuiamo a prendere le telefonate dei nostri amici telespettatori. Carlo? Lucio, tu dicevi tre partite consecutive, tre anni consecutivi che il Napoli vince a Milano. Io dico 22 partite utili consecutive del Milan interrotte dal Napoli. Bisogna andare a vedere, forse l'ultima è quella con il Sassuolo, sì, del Milan, non quella con il Napoli, forse arriva dopo quella di Sassuolo. La sconfitta? Interna, sì. Perché credo l'ultima abbia perso il Milan è stato con il Sassuolo, no? Non credo che sia passato da Napoli a Napoli. No, col Sassuolo. Col Sassuolo. Perché prima veniva da 27 partite utili consecutive. Ecco, perfetto. Andiamo al telefono, pronto? Ciao, salve. Con chi parliamo? Forza Napoli. Forza Napoli. Alessandro. Ciao Ale. Questo Napoli incanta, è il peccato per la sosta, perché secondo me anche attualmente possiamo affrontare qualsiasi squadra, perché siamo molto in fiducia e è vero. Abbiamo trovato molta solidità, soprattutto come resti in porta e i difensori che si sono confermati due muri. E poi Mario Rui, la sua solita partita da grande destino, da grande combattente, è vero. Grazie per la tua chiamata, grazie mille. Grazie. Mentre parlava mi dava lo spunto per una riflessione. Questa sosta, come dicevi anche te, forse non ci voleva, perché Napoli è particolarmente in fiducia in questo momento. Più che altro sto cercando di pensare a quanti nazionali andranno via. Che sai, c'è sempre il pericolo infortuni quando ci sono queste partite per lo mezzo, e considerando che comunque nel frattempo recupereremo Osimhen, che dopo la sosta dovrebbe ritornare. Sì, dovresti recuperare due giocatori che sono, anzi facciamo tre, perché Osimhen dovrebbe rientrare subito, Demme, quindi un rincalzo in più anche per far rifiatare Lobotka, e Lozano, perché Lozano non c'è stato nelle ultime partite. È vero che non riesce a lavorare molto bene in queste settimane, perché partono quasi tutti, è un esodo, e quindi non riesce a lavorare soprattutto sulla tattica. Però fortunatamente al Napoli non c'è bisogno di farlo. Mentre ci sono altre squadre che devono inseguire, dovrebbero usare queste settimane per recuperare e non possono, il Napoli si trova in una posizione in cui può lasciarsi un po' andare. E posso dirti una cosa, e questa è una cosa che in molti non dicono, invece io voglio sottolinearla, visto che noi non siamo mai stati filo societari, filo presidenziali, filo ADL, eccetera, eccetera. Però una cosa la voglio dire. De Laurentiis è uno dei pochi presidenti che consente ad un allenatore di fare la giusta preparazione, di fare 28 giorni di ritiro, perché nel ritiro che si prepara una stagione, che si conoscono i calciatori, che si impartiscono lezioni di tecnica e di tattica, e non se ne va in giro per il mondo ad andare a incassare dei soldi togliendo spazio e tempo alla preparazione, e poi vedi i risultati finali, vedi la Juventus, vedi l'Inter, eccetera, eccetera. Lo vedi in campo, lo vedi dagli infortuni, perché guarda gli infortuni del Napoli, la maggior parte delle volte gli infortuni del Napoli sono di natura traumatica. Esatto, prendi la botta muscolare. E fai male. Esatto. Adesso c'è stato Osimhen, vabbè, è un caso, questa è una cosa che può succedere, ma Demme si è rotto il piede. Lozano si stava rompendo il collo, poi ha preso un'influenza, però sono tutti infortuni traumatici, mentre le altre squadre, prendi appunto la Juve che tu citavi prima, hanno migliaia, centinaia di infortuni muscolari durante la stagione, ed è dovuto a questo, è dovuto a una preparazione fatta innanzitutto in luoghi
dove non c'è il clima ideale per fare una preparazione, perché se vado a Miami in estate invece di andare a Di Maro, naturalmente si lavora in maniera diversa, e poi lì si gioca subito con grandi, grandi squadre per lo spettacolo e si deve dare tanto in campo, mentre il Napoli si può preparare anche con avversari di livello più basso. Assolutamente. Andiamo al telefono, pronto? Carlo Lucio Mimmo. Ciao Mimmo. Allora, noi abbiamo giocato con Liverpool e con i Rangers. Sì. Abbiamo fatto, Napoli ha avuto del Liverpool 4 gialli e 2 calci di rigore contro. L'arbitro dei Rangers si è ripetuto, un rosso, 3 gialli e 2 calci di rigore contro. Io inizio una partita stasera dove c'è una squadra che gioca a calcio e una che gioca sui piedi e quindi a calci. Nel momento in cui Mariani mi pilota sta partita e li mette in condizione, fin dal primo minuto c'era il cartellino, ma quelli là, e fargli capire che lui stava arbitrando due squadre, tutte e due italiane, no una straniera e una italiana, perché il Napoli per la griglia, per quella Roma, e Inter, Juventus e Milan, quelle quattro sono quelle là che arriveranno, a detta di tutti i tromboni d'Italia, radio, giornale, uno, primo, secondo, terzo e quarto. Paradossalmente nella storia tutte e quattro hanno perso oggi, contemporaneamente. Allora io voglio dire questo, Presidente, fatti sentire adesso io sto giocando a calcio, i miei giocatori stanno giocando a calcio, l'Europa mi sta legittimando a calcio, per favore, dopo 12 anni vogliamo giocare a calcio, vogliamo far decidere lo scudetto al campo, vogliamo fare in modo che il campo sia, perché anche addirittura le sostituzioni, è avvenuta una durante il recupero, la sostituzione è 30 secondi, non un minuto e mezzo, è perché se mi pareggia allo 60, a 67, all'80, voglio dire dopo 7 minuti e mezzo di recupero, io dove vado a sbattere la testa? Qua una come la Juventus domenica fa sospendere l'Inno Nazionale, perché alla domenica sportiva devono dire che quello non era fuori gioco, era gol. Siamo a questo livello qua, no? Dopodiché oggi... Mimmo, io sono d'accordo con te sul fatto che De Laurentiis debba farsi sentire, ma non in merito all'arbitraggio di questa sera, perché mi piace anche ricordare che come si chiama? Mariani ha ammonito subito Kier al primo fallaccio su Kvaratskhelia, il secondo ammonito è stato Calabria. Il primo quarto d'ora vedi quanti fallacci hanno avuto i giocatori del Napoli. Io dico soltanto che secondo me hai ragione del dire che De Laurentiis deve essere presente, deve far capire che è lì e soprattutto che mai come stavolta va tutelato e che lo scudetto si deve vincere in maniera meritata sul campo. Grazie Mimmo, un abbraccio. Ciao Mimmo. Allora prendiamo ancora un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Salve, con chi parliamo? Lucio, sono Lucia di nuovo. Ciao Lucia. Ciao. Hai visto, ho indovinato il risultato. Hai vinto la macchinetta. Il 2-1 del Napoli. Hai vinto la macchinetta. Hai vinta tu e l'ha vinta anche un altro signore. L'altro signore dovrebbe vincere qualcosina in più rispetto a te, perché ha indovinato pure tutti e due i marcatori. Però ovviamente noi manteniamo fede, quindi ti invito a lasciare nome, cognome, indirizzo. La macchinetta però me l'hai promessa, eh? E te l'ho detto, lo sto dicendo. Nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e soprattutto l'indirizzo. Sì, dove lo devo lasciare? Al nostro centralinista. Adesso stacchiamo in diretta e resti al telefono con lui. Ciao Lucia. Ciao. Grazie mille, Forza Napoli. Forza Napoli. Eccola qua la macchinetta brandizzata, Luna Azzurra Stadio. Di colore azzurro, ovviamente. Azzurro Napoli, questo azzurro che ormai risplende sempre grazie a questa grandissima squadra che ci sta dando delle grandi soddisfazioni. Allora, voglio anche omaggiare, grazie al mio amico Giovanni Palma che in questo momento mi sta scrivendo, di 4 corsi Griller Chef, i nostri amici che stanno per chiamare. Te ne posso regalare uno? Vuoi diventare maestro barbecue? Ah certo, con piacere. E allora, la settimana prossima l'appuntamento è sabato alle 2:30, se ricordo bene, in via Taranto a Nola.
Poi ve lo ricorderò, vabbè, per sabato, insomma, ricordate, prendete adesso appunto, poi appunti. Perché poi c'è prepariamo le pinze per girare. Bravo, fanno tutto loro, loro sono chef. Ecco qua, questa è stata la locandina della festa di ieri sera, il BBQ Fest, che è stato un grande evento. Poi dalla settimana prossima, da sabato, inizieranno i corsi. C'è anche un'altra locandina, forse Luca, se riusciamo a recuperarla, altrimenti fa niente. Comunque ci sono i corsi che partono. Andate sul sito di Griller Chef. Andiamo al telefono 081 728 1414. Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Salve. Salve, sono Giuseppe da Roma, buonasera. Salve Giuseppe, salve, buonasera a lei. Ci risentiamo, dopo un po' di tempo ci risentiamo. È sempre un piacere da parte nostra. È sempre un piacere anche per me guardarvi da Roma, vi guardo purtroppo su internet perché TV Luna non è raggiungibile, sì, qui, però non sì. È un problema. Sì, volevo solo dire una cosa questa sera. Allora, è vero che il Napoli sta esprimendo il miglior calcio, non questa sera contro il Milan. Diciamo il Milan, lo dobbiamo dire, avrebbe meritato il pareggio. Può succedere, può capitare. Volevo solo dire una cosa su Kvara, il nostro campione, sì. Il nostro amato campione, sì. Che se ritorna a giocare un po' più sulla squadra, anche negli ultimi 20 metri, secondo me non ce n'è per nessuno. Il Napoli vince lo scudetto quest'anno, anche se Osimhen non riesce a giocare tutte le partite. Perché io concordo, anche stasera si è incaponito un paio buona. Di volte proprio al limite dell'area di rigore, che voleva per forza sui 20 metri, andare, esatto, bravo, gioca bravo. Benissimo con la squadra, sui 20 metri il giocatore lo vedo un po' in ansia, come se si volesse far vedere ancora di più di quello che è. Noi abbiamo, se ci sentisse, gli vorrei dire, noi abbiamo capito che lui è un campione, deve stare tranquillo, anche se dà la palla e segna un compagno, per noi lo sappiamo chi ha dato il pallone. Noi abbiamo visto chi ha provocato il rigore, noi abbiamo visto quanti ammoniti lui ci ha provocato. Bravo, bravo, sera. Bravo. Bravo Giuseppe, assolutamente. Sarà un bel lunedì domani a Roma per sarà te che ti finavo. Ci dispiace solo perché ci potevano fare un favore gli amici della Roma contro l'Atalanta. Un pareggio, no? Così facevamo da sole al primo posto. Sì, se guadagnavano un punto loro, ne avrebbero tolti due all'Atalanta. Ci sarebbe ragione, hai ragione. Ciao Giuseppe, grazie. Buonasera. Ciao, ciao, ciao. Auguri, ciao. Ciao, ciao, ciao Giuseppe, ciao. Allora, premesso che ovviamente non credo che l'Atalanta riesca a tenere un passo del genere fino alla fine del campionato, di certo rispetto all'anno scorso la squadra di Gasperini non ha le coppe. Sì. E l'anno scorso si è fregata il campionato proprio perché non riusciva a gestire il doppio impegno ogni tre giorni. Per il gioco di Gasperini è importante non avere le coppe. Sì, anche perché se io ho visto le partite dell'Atalanta, ovviamente, è una squadra completamente diversa, non è più quella squadra spettacolare che gioca a mille all'ora dall'inizio alla fine, è molto meno spettacolare ma più pragmatica. Sì, questo, è come, tant'è che oggi praticamente ha tirato credo tre volte verso la specchia della porta della Roma e è riuscito a portare a casa il risultato. Molto scontento stasera ovviamente Stefano Pioli, ha parlato poco fa, dice non sono soddisfatto assolutamente, non lo devono essere nemmeno i miei calciatori, se la squadra gioca così bene non può perdere. Punto. Può capitare la serata storta, negativa, quando l'avversario fa meglio di te. C'è delusione, non dovevamo perdere, impareremo a essere più concreti e determinati. La prestazione l'abbiamo fatta tutta, il lungo e il largo l'abbiamo persa perché nelle due aree non abbiamo messo la cattiveria e la precisione, e credo che sia una disamina giusta quella di Pioli, perché il Milan ha fatto un'ottima prestazione, ma va detto contro un ottimo Napoli, tant'è che tra il primo e il secondo tempo facevamo i complimenti a tutti e due gli allenatori che l'avevano veramente preparata bene la partita. Ah sì, era una partita da tripla. Le due squadre hanno meritato entrambe, cioè meritavano entrambe la vittoria, perché si sono affrontate a viso aperto, hanno giocato un bel calcio. Penso che abbiamo avuto poi la conferma che stiamo davanti alle due migliori del campionato. Napoli e Milan sono le due migliori del campionato, però per ne deve vincere una. Il calcio è questo, il Napoli è stato non più forte del Milan, più bravo. Pioli l'ha detto, non siamo stati bravi, è stato più bravo. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Salve, con chi parliamo? Sono Giorgio da Prignano Cilento, Salerno. Ciao Giorgio, buonasera. Buonasera a voi. Prego. Niente, volevo dire, buonasera e Forza Napoli sempre. Sempre. Volevo dire, gran bella partita da parte di tutte e due le squadre. Vero, assolutamente. Due cose,
sono d'accordo con il tifoso che ha chiamato prima da Roma, che praticamente non abbiamo giocato la nostra migliore partita, ma abbiamo fatto la prestazione e abbiamo, ce l'abbiamo giocata a viso aperto. Comunque abbiamo sofferto quando era necessario e siamo stati capaci di colpire. Benissimo. Un'altra cosa, prego, volevo dire, sì, merita la palma di migliore in campo, secondo me, Mario Rui stasera, il più bistrattato sempre dei nostri calciatori. È vero, anche perché tra le altre cose non è la prima volta che il migliore e soprattutto è dalla stagione scorsa. Ciao Giorgio, ciao ciao. È dalla stagione scorsa che Mario Rui sta dando delle risposte veramente importanti. Ma non solo a livello tecnico, anche come peso nel infatti nel proprio ha un peso specifico nel gruppo, lo vedi sempre come va a fare quasi il capitano a volte, se c'è da parlare con l'arbitro, sì, se come c'è fosse da un capitano battagliare seconda, con qualche avversario. Prendiamo ancora una chiamata. Pronto? Pronto, buonasera, sono Andrea da Caserta. Andrea carissimo, io saluto anche a Carlo. Ciao Andrea, buonasera, adesso sarò breve di un minuto. Vai. No, prima di tutto, per dovere di cronaca, non dobbiamo dimenticare quello che è successo nelle Marche, e quello dobbiamo fare. Certo. Voglio dire a Carlo e voglio dire a lui che sta a fianco, le partite si vincono con la compattezza e la capacità. Ci siamo fino qua. Sì. C'è una sola stella che si chiama Napoli. Esatto. Esatto. Io devo dire la verità. Spalletti non voglio dire che un grande allenatore, ha la capacità di gestire questi 11 giocatori e stato messo anche la riserva. E voglio dire un'altra cosa molto importante, quando tra Sosimè dobbiamo scusare i due punti a tutti quelli là che non ci possono vedere, a quelle cicciuette di Malauni e tutti quanti che ci possono vedere. E come, come ci salutiamo? Aspetta caro Lucio, ti voglio dire solo questo, caro Lucio, che vai. Dio vi benedica tutti e tu, e sono forza Napoli, forza Napoli e forza Napoli. Bravo Andrea, con questo Forza Napoli è diventato uno slogan. Certo, il triplice Forza Napoli. Prendiamo ancora un'altra chiamata, 081-728-1414, ha twittato anche il presidente De Laurentiis, una vittoria di sofferenza e tenacia, godiamoci questa splendida partita, Forza Napoli sempre. Tra le altre cose anche l'importanza di questo mercato che abbiamo fatto quest'estate, la settimana scorsa i tre punti ce l'ha regalati Raspadori, stasera Simeone. Kvaraskelia ha portato avanti il Napoli nelle prime giornate di campionato, adesso sta confezionando assist, prestazioni, stasera si è guadagnato il calcio di rigore. Kim che ormai Kim è all'interno dei meccanismi. Ha fatto un intervento al 96esimo. Si parlava prematuramente, no? Quando si guardava al mercato del Napoli. Fortunatamente noi lo dicevamo, no? Dicevamo aspettiamo perché se prende chi deve prendere poi ci divertiamo. Fortunatamente ci stiamo divertendo. Oh, tra le altre cose abbiamo vinto, ragazzi, senza Spalletti in panchina, che può sembrare nulla, ma l'allenatore in panca c'ha un peso specifico importantissimo. Questo è un altro vantaggio, perché poi quando l'allenatore si guarda la partita dalla tribuna vede cose che solitamente non vede, quindi Spalletti potrà lavorare anche su questi piccoli dettagli. È vero, è vero, è vero. Andiamo ancora al telefono, pronto? Pronto? Uè, Lucio. Eccolo, buonasera. Sono Biagio da Mondragone. Ciao Biagio, buonasera a te. Lucio. Dimmi. È stata una bellissima serata. Vero. A vittoria in Champions e in campionato. Però siamo con i piedi per terra, il campionato è lungo. Sì, sicuramente. Siamo alla settima giornata di campionato. Però possiamo dirla. Quest'anno è una squadra forte il Napoli, dai. Molto forte. Molto, molto forte. Bisogna stare con i piedi per terra sicuramente, ma bisogna avere anche la consapevolezza di avere un gruppo compatto, una squadra molto ben preparata dal punto di vista tecnico e tattico e anche fisico, tra le altre cose, perché la squadra corre, c'è poco da fare.
Grazie. Peccato per la sosta. Peccato, peccato. Speriamo insomma che innanzitutto non ci siano infortuni durante le nazionali e che non perdiamo questo vento in poppa che ci sta spingendo verso queste magnifiche vittorie. Certamente. Ciao amico mio, ci vediamo tra due settimane. Ciao Lucio. Carissimo. Poi, ciao carissimo. Tra l'altro Lucio, è anche un piccolo vanto dare 5 giocatori alla nazionale italiana. Perché Napoli manda in nazionale Meret, Di Lorenzo, Politano, Zerbin e Raspadori. C'è un blocco Napoli all'interno della nazionale. Questo fa capire il valore, no? Tecnico assoluto di questa squadra. Allora, leggevo un po' il calendario dei prossimi impegni del Napoli e c'è da dire che fortunatamente l'Ajax che arriva, o meglio andiamo noi ad Amsterdam il 4 di ottobre, è una partita che si giocherà a cavallo tra il 1 di ottobre Napoli-Torino e il 9 di ottobre Cremonese-Napoli. Insomma, due partite ampiamente alla portata del Napoli. Oggi come oggi non ci sono partite non alla portata del Napoli in Italia e forse anche in Europa. Però sapere di affrontare in casa il Torino, che ha perso ieri contro il Sassuolo, devo dire la verità, anche per un episodio al 93esimo, esattamente, e che ben ha figurato con l'Inter una settimana fa. E poi si va a Cremona contro la Cremonese, che oggi ne ha prese 4 dalla Lazio. Sicuramente il Napoli non commette errori di presunzione. Quando è impattato, no, con Lecce, ad esempio, non l'ha fatto per presunzione. L'ha fatto per difficoltà poi di sciogliere le partite, di avere piani B, però sembra anche poi dopo la partita di stasera che stia imparando dagli errori, che stia provando anche altri modi di giocare e aiuta che non ci sia Osimhen, secondo me, perché Osimhen ti apre il campo, tu lo cerchi sempre, quando non c'è Osimhen devi giocare diverso. Esatto. È stata una partita molto combattuta dove abbiamo avuto delle occasioni e altre sciupate. Raspadori è un calciatore più da palleggio, Simeone da più profondità e pressa alto. Sono due giocatori importanti che possono sempre essere determinanti anche se non giocano dall'inizio. Zerbin è un giocatore a tutta fascia capace di coprire anche. Era il momento giusto per inserire lui, visto alcuni movimenti in campo. Gli altri sono ottimi giocatori e avranno la possibilità di giocare le prossime partite. Il mister Spalletti era contento ma era arrabbiato con qualche calciatore che non ha fatto quello che lui gli chiedeva. Non era molto contento sotto questo punto di vista. Giochiamo ogni domenica con l'intenzione di fare il massimo, noi siamo una squadra giovane e molti sono nuovi, ci saranno altre squadre più forti in Serie A rispetto a noi. Cerca di tenere i piedi molto ben piantati a terra Domenichini, chissà chi è il giocatore con cui si è arrabbiato Spalletti. Interessante, un toto giocatori, forse è Quara. Quara potrebbe essere Di Lorenzo. Per lui la sostituzionale fa bene. Di Lorenzo sì. Speriamo che non giochi nazionale così. Gioca a Calabria, magari Di Lorenzo si riposa. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Sì, salve, con chi parliamo? Ciao, sono Giuseppe da Torre del Greco, ci siamo sentiti prima. Ciao Giuseppe. Giuseppe Simeone, volete? Sei quello che ha indovinato anche esatto, i marcatori. Grazie. Peppi, ma fai una cortesia, mi dai 3 numeri? Sei, Peppi, tre, sei. Ma ti dico la verità. Stasera volevo andare a giocare una schedina e non sono andato e sono talmente arrabbiato che ho perso parecchio. Vabbè dai, ti consoliamo noi con il caffè e la macchinetta del caffè. Grazie Lucio, complimenti per la trasmissione, non smetterò mai di seguirti. Complimenti a te per la veggenza. Grazie, infatti Peppi, mi raccomando, conosciamoci da vicino e dammi pure 3 numeri. Allora sì. Peppi, ascoltami, non abbassare adesso la cornetta, resta in attesa di lasciare i dati al nostro centralinista, così la macchinetta ti arriva direttamente a casa con la fornitura di caffè. Grazie Lucio, grazie a te, tutti quanti di nuovo. Buona Goditi serata, il nostro caffè lavoro. Alla ciao, salute del ciao, Napoli Peppe. Allora intanto andiamo con i ringraziamenti, Carlo, perché siamo in chiusura, forse abbiamo il tempo di un'ultimissima telefonata, ma 30 secondi nulla di che. Ce l'abbiamo la telefonata, pronto? Saluto e ringrazio i signori tecnici di TV Luna. Pronto? Lucio? Eccolo, pronto! Lucio, come stai? Con chi parlo? Aurelio. Senti, Lucio, ti posso fare una domanda, Salvatore? Vai, Salvatore, vai! Ho saputo che sabato sta Franco Ricciardi al campo. Al campo?
Cioè allo stadio, dici? Allo stadio? No, Franco Ricciardi il concerto al San Paolo, o meglio, al Maradona, lo farà l'anno prossimo, nel 2023. Se non erro, Franco Ricciardi tiene il suo concerto il 21 di settembre, quindi dopodomani, giusto oggi, 18? Sì. Tra tre giorni, quindi, tra tre giorni, all'Arena Fregrea. Capito, Salvatore? Anzi, ti ringrazio perché così abbiamo ricordato questo grande evento con il secondo sold out dell'Arena Fregrea del grande Franco Ricciardi. Aprirà Michele Chianese. Che aprirà Michele Chianese, esattamente. Bravo, bravo, bravo Carlo, hai fatto bene a sottolinearlo. Siamo in chiusura, grazie signori tecnici di TV Luna. Grazie caro Carlo, mi mancherai, grazie, ma relativamente perché noi ci vediamo il 29 per la tua presentazione. Ricordiamo ancora a che ore e dove? Sì, ci incontreremo il 29 settembre al The Spark Hub Mondadori Store a Piazza Bovio per la presentazione del libro Gian Filangieri, o delle 18. Lucio presenterà la presentazione insieme a Michele Chianese. Vi aspettiamo, eccola qua la copertina di questo libro che dovrete assolutamente acquistare. Ringrazio anche i fratelli Beatoino, ricordandovi che per risparmiare sul caro bollette per il freddo e per il caldo, quando poi arriverà di nuovo l'estate, è il caso di magari di rifare gli infissi nelle vostre case e potete anche detrarre le spese dalle tasse per 10 anni. Ringrazio l'amico Giovanni Palma, ricordandovi che sabato inizieranno i corsi di Griller Chef per diventare chef del barbecue. Eccola qua la locandina, corso di avvicinamento alle vere cotture, Nola, 24 settembre 2022 alle ore 14:30. Abbiamo ricordato veramente tutti, fatemi ringraziare tutti gli inserzionisti di TV Luna, senza i quali questa trasmissione non potrebbe andare in onda. Ci mancherete, ci mancherà il nostro Napoli. Carlo, sai come vado a dormire io stasera? Una mezza idea. La mia posizione preferita ormai qual è diventata? La facciamo insieme? Questa qua. Buonanotte Napoli, siamo primi in classifica. Bye bye.